The Buffalo Steakhouse & Pub. Non la solita braceria, ma molto di più, dove la carne fa la differenza. Ti aspettiamo in via Pizzone 9 a Mercato San Severino. www.thebuffalopub.it. Come è stata affrontata l'emergenza sanitaria nella Valle del Lirno per i problemi derivati dal Covid-19? Ne parliamo con un addetto ai lavori, il volontario Ugo De Santis, che per conto e nome della sua associazione La Solidarietà in questi mesi è stato in prima linea. Che problemi avete avuto? Allora, in effetti noi della nostra associazione non abbiamo avuto problemi nell'affrontare questa emergenza, perché già dall'inizio Il presidente ha provveduto di per sé a fornire ai volontari tutto ciò che era necessario come DPI per affrontare l'emergenza e per soccorrere le persone che erano state prese dal Covid-19. Ecco, che tipo di esperienza è stata un contatto diretto con queste persone anziane? Allora è stato un po' drammatico, perché quando sono andato a prendere queste persone in sala consilina, praticamente i familiari aspettavano fuori dal cancello, quindi non hanno potuto neanche salutare i loro cari, i loro vecchietti. E quello che mi ha colpito di più è la rassegnazione di queste persone anziane, che erano anche carrozzate, cioè stavano sul carrozzella ed erano asintomatici. Però una rassegnazione e una dignità di queste persone anziane è una cosa incredibile, non un lamento, proprio hanno preso questa situazione con calma, con serenità il trasferimento. A parte i familiari che erano disperati all'esterno, quindi i pianti, queste cose qua. Cosa bisogna fare? Cosa lei consiglia ai cittadini di fare? Allora, io da parte mia non sono un virologo, non sono un esperto di queste cose, sono un volontario, quindi parlo dalla parte dell'esperienza diretta con le persone. Io dico sempre di avere un livello alto di attenzione, di responsabilità personale. Diciamo che il Covid-19 va affrontato sulla responsabilità individuale delle persone. Ogni persona deve essere cosciente che deve mantenere la distanza, deve usare la mascherina comunque nei luoghi affollati per un certo periodo, perché ci sono ancora gli asintomatici, non è che il Covid è stato debellato, sconfitto completamente. È sufficiente la responsabilità personale, questo è importantissimo. Concludiamo con lei per quanto attiene la sua esperienza personale. Lei viene da un vissuto molto particolare che ha descritto in 2 libri, adesso c'è il terzo volume, ne vogliamo parlare, vogliamo anticipare qualcosa? Allora, questo terzo volume è la seconda parte del romanzo Stagioni di Passione del primo volume. Questo terzo volume, la stesura del terzo volume viene fatta insieme abbiamo costituito un team col sociologo dottor Gioia, Domenico Gioia, di Baronissi, e il coprofessore Emilio Esposito. Quindi noi partiremo da un disagio sociale forte qual è il carcere, e poi il reinserimento e poi la riabilitazione. La riabilitazione è un problema enorme in Italia, perché se non c'è riabilitazione non si salvano le persone, quindi diventa un circuito chiuso, chi entra non esce più. Grazie. E ai vecchi si aggiungono i nuovi. Grazie.